Il cancro non è incurabile, è il messaggio di speranza lanciato dal libro Il male curabile. Negli ultimi anni, infatti, la percentuale di pazienti che hanno superato la malattia è passata dal 30% degli anni 70 all'attuale 60%, numeri che salgono se si guarda a tumori come quelli al seno, all'utero, alla tiroide e alla prostata. Il libro, presentato in un convegno nazionale al Ministero della Salute, in cui sono intervenuti il ministro Lorenzin e il professor Cognetti, è corredato da 15 interviste di direttori di testate giornalistiche nazionali. La seconda parte del volume è stata pensata infatti per analizzare il ruolo di una corretta informazione, fondamentale per la consapevolezza e la prevenzione del male. A parlarne un pilastro del giornalismo di divulgazione medico-scientifica, Luciano Onder. L'informazione nel settore della medicina ha un ruolo importantissimo, perché dall'informazione che il cittadino vede in televisione e legge sui giornali dipendono poi le scelte, i comportamenti, anche il modo di curare, di fare prevenzione. Quindi l'informazione in medicina ha una dimensione etica che nessun altro settore del giornalismo ha. È un'informazione etica importantissima. Da quell'informazione, da ciò che il cittadino capisce, se l'informazione è fatta bene, dipenderanno poi le scelte e il cittadino potrà comportarsi di conseguenza. È un'informazione che può far guadagnare salute, perché permette al cittadino di fare diagnosi precoce, di fare prevenzione, di fare le visite giuste al momento giusto, di intraprendere, di prendere la strada giusta per curare. A partecipare al congresso anche Nicola Pietrangeli e Roberto Gervaso, pazienti oncologici che hanno affrontato la malattia sconfiggendola. Di affrontarla pensando, ecco, io dico, come uno sport, un momento, no? Che non vorrei essere frainteso, dico solo che da una parte ci sono io, dall'altra parte c'è quello o quella, o come volete chiamarla. Dico io, provo a vincere io, molto spesso ci si riesce. Eccoci qua, insomma, non mi sembro così deperito poi. Ho avuto un tumore alla prostata, l'ho affrontato come un condottiero romano affronta una battaglia, e ho passato il mio Rubicone, ho messo nel conto della vita anche il tumore alla prostata, sono passati 14 anni, sono ancora, non sono più vegeto, però sono ancora vivo.